c'è chi è incorreggibile, allergico a tutte le prediche, pinocchio di tutte le favole, che del grillo parlante se ne fregherà. Il grillo parlante nella favola di Collodi è saggio, è esperto di vita vissuta e dice anche delle cose giuste, però Pinocchio non la vuole sentire, perché Pinocchio è un irresponsabile, non vuole sentirsi fare le lezioni di morale. Il grillo parlante comunque è un moralista e Pinocchio non lo sopporta, o comunque talmente è già imbestialito per altri problemi che lo gli ha martellate il grillo parlante. Sempre più qualità, sempre maggiore partecipazione, sempre più convinta, quindi sono quegli eventi che rappresentano bene il nostro territorio. Ma la Formula Vincenzi innanzitutto è la cornice di Ischia, che è una cornice meravigliosa, e poi è la deontologia professionale che viene premiata e questo parterre internazionale, perché noi puntiamo molto sull'internazionalizzazione già da vari decenni. Premiare le tante intelligenze, vivacità giornalistica a livello nazionale e internazionale significa promuovere il territorio. Ecco perché io ritengo che il premio giornalismo sta a Ischia, come possiamo definire il premio cinematografico sta a Venezia. Sono molto, molto felice, soprattutto perché a me viene dato per il giornalismo politico e facendo tutte le sere una trasmissione che si chiama appunto 8:30 e che si occupa prevalentemente di politica. Lo ritengo un riconoscimento particolarmente importante, perché non è facile oggi occuparsi di informazione politica in Italia, perché tutto tende a essere spettacolarizzato e quindi l'indice, diciamo, di comprensione per il pubblico è spesso molto molto basso. Io cerco di offrire un pezzetto di informazione seria, il più possibile onesta, in più tutte le sere. Venni la prima volta quando venne presentato qui, proprio in questo albergo, un'anteprima del film di Minghella, di Anthony Minghella, che era Il talento di Mr. Ripley. C'era Matt Damon e Fiorello, devo dire che è stata una serata molto divertente. Fa sempre un piacere, insomma, è come un riconoscimento del lavoro che hai fatto, insomma. E, insomma, speri che il lavoro che tu fai con passione venga apprezzato, e quando accade, insomma, è sempre una bella notizia. Dopo tanti anni il mio premio è alla carriera, sono 33 anni che conduco, gestisco una rubrica di medicina, TG2 Medicina 33, che vuole essere una rubrica di servizio per il telespettatore. Quando ho vinto il premio Ischia da giovane ho avuto sicuramente una grande possibilità poi nel mio futuro. Spero che anche questa volta, in cui non mi trovo momentaneamente, spero, senza lavoro, possa naturalmente arrivare qualcos'altro di positivo e di buono.
noi improvvisatori, mafiosi scalmanati, santi e navigatori. È vero, sempre Guelfi e Ghibellini, Terroni e Padani, ma fortunatamente italiani.